Allora, andiamo Cristian. Cristian, mi senti per Boracchino, Cristian? Sì, buongiorno Ciantalin. Là, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, sei arrivato nella nostra farm, hai Sì, preso il ho trattore? preso il Ah, trattore, buono, sono qua. Sono qua. Oh, guarda, chi è che c'è qua? Che sliquama. allora intravedi Luca? Luca. Aspetta Io che sono nel campo più avanti. do una sistemata qua a ste piante, Bene. a sto bordo che si vede non è stato fatto bene. Allora, finalmente ha disgelato qui il terreno. Sì, finalmente, infatti, io non vedevo l'ora di fare qualche lavorazione in campo. Quest'inverno è stato Soprattutto visto che... lunghetto. Sì, ma visto che ho comprato il trattore nuovo, vedevo un attimo come si comportava in campo. Ah beh. E direi finora bene. Tutto bene, buono, perfetto. Sì. Te hai cominciato a fare qualche lavoro oppure... Ma no, io sono fermo anche perché sai ben che devo aspettare voi per lavorare la mia terra, quindi. E io attrezzi non ne ho. Adesso devo vedere, dobbiamo vedere con voi come pianificare un attimo i vari campi, avevamo detto per mettere giù tutto il necessario e vediamo un Sì. Beh, attimino, insomma, dai. ma lo sai che, cioè, per te, insomma, non ci sono problemi, quindi Sì. ci organizziamo. Dopo per il sindaco vediamo, Lui lo lasciamo per ultimo. Ecco, no, perché devo Quindi... organizzarmi anche i miei campi, dovrò arare un po' di campi d'erba e Sì. trasformarli, seminarli ad erba medica, quindi per le bestie, e dopo Diciamo, vedo. una volta che tu hai pronto il piano con le colture da fare, Sì, ce lo dici. infatti. Sì, dopo devo vedere cosa seminate anche voi, perché adesso mi servirà del mais per i Sì. maiali, quindi. Granella. Eh sì, visto che mi sono arrivati i Sì. maiali, devo fare il CCM, quindi mi servirà del mais. Certo, Ma allora ne metteremo. un po' ne ho, dopo. Sì, un paio ne mettiamo, mai su un paio di campi. Ecco, esatto, perché io Quindi i miei volevo tenerli impegnati per il per fare insilato. discorso, no, per il discorso erba. Non credo di piantare mais. Quindi anche un po' di barbabietole, patate, ti servono oppure... Anche di quelle un pochino, sì, anche perché mi servono anche per l'alimentazione delle mucche, quindi. Oltre che per i Sì. maiali, quindi un campetto, ma quello magari metto giù uno dei miei campi, a parte che magari ne piantate anche voi, Beh, l'anno barbabietole scorso ne per il avevamo un sindaco. paio. Sì, questi Sì, due un campi qua paio. Sì. che stiamo lavorando. Ma oppure ne mettiamo tre campi, insomma, alla fine. Vediamo. Sì. E mentre Perché tipo cozza, ne servirà girasole. per il sindaco, per Anche il per lo barbabietole, per lo zuccherificio. zuccherificio, esatto. Volendo, sì. Ma mi aveva nominato. Ma a proposito, Spiro oggi, dov'è? È via cos'è, nella valle? Mi aveva nominato che andava nella valle a fianco a fare dei contratti per il Sì, terzismo. Per fare dei sicuramente. lavori di terzismo. È andata a conoscere la sindaca della Valle a fianco. E sai com'è. Speriamo che la presenti anche a noi, vabbè. E l'ho detto, ho detto no, no, per ora vado da solo, e ho detto bom, bom, va bene. Ma invece mi nominava che avete preso dei campi nuovi anche qua su. No, avete preso.
Che altro avevate dei campi ad erba e li riconverte quelli su Sì, al di là del quelli bosco sì, qua? li riconvertiamo, sì. Infatti adesso li andiamo ad arare. Ah, andiamo su lì adesso. Sì. Quindi Perfetto, perfetto. oggi ci puoi dare una mano per Sì, tutto il giorno? non ci sono problemi. Quindi faremo Non ci sono pranzo problemi. e cena insieme. Sì. Luca lo lasciamo qua da solo a slicomare intanto. Sì. Luca sì. Perfetto. Allora ti seguo che così. Aspetta che... Anche questi saranno da rifilare un attimino. Aspetta che nel passare ti rifilo un attimino sto campo che vedo che ha. Sì, o se no lo ripassiamo con il coltivatore prima di seminare, Ah, perché giusto, giusto, dobbiamo dare calceviva un po' su tutti i giusto. campi. Ah, allora va bene. Quindi che ne pensi? Lo facciamo dopo magari. Sì. Passiamo la calceviva e dopo gli diamo una coltivata veloce. Prima della semina, che così interriamo un po' la calceviva e via. Allora, aspetta, che... Quasi ti venivo addosso. Ma No, quasi, eh. perché Spiro mi ha spiegato un po' i campi, ma Sì, mi devo sembra fare ancora che pratica. te con quelle ruote belle larghe lì. L'ho detto di tagliare un po' di alberi, ma ha Qua detto sì, lo facciamo, ma... st'inverno dovevamo averlo fatto st'inverno. Adesso, Ma c'è sempre da ma fare. sì, se ci salta fuori una mezza giornata, magari che non sappiamo cosa fare, possiamo dare una sistemata a sta strada anche. Basta tagliare No, ma giù alcune cioè, ci piante. passo giusto giusto, quindi... Oh, adesso c'è il problema. Il ponte. Mayday Houston, abbiamo un problema? Sì. Allora, aspetta che... Sì, basta tagliare alcuni alberi qua, un paio di cespugli. Dai, che è ben fattibile la cosa qua. Sei passato? Sì. Ah, ci passi, ottimo, ottimo. No, pensavo peggio, guarda. Ah, arrivo anch'io allora. Ah, io col T7 non dovrei avere problemi. No, no, tu vai. Ah, Vai guarda lì. tranquillo. Già fatto. Allora, vediamo un attimo la cartina qui che mi ha lasciato Spiro. Allora, questo è in campo da arare. Anche quello più avanti. Al di là del campo 38, come vogliamo fare? Ah, Tutte e due sullo stesso campo? ma sì, dai, andiamo avanti qua, vediamo dove mi Allora, lascia lavorare. Cominci Così. te, allora io ti seguo. Ma dopo, sì, io guardo di fare il contorno e tu lavori sull'interno magari. Va bene? E cosa volevo dire? Ma dopo li guardi di unirli sti campi o li lasci divisi? Penso che li lasciamo separati. Ah, ok. Diciamo lo dobbiamo vedere un attimo con Spiro, cioè fare il piano con le colture, eccetera. Quindi se è più comodo, magari li lasciamo divisi. E se no li riuniamo. Però Ho capito. bisogna vedere quante colture, quante tipologie dobbiamo seminare. E se bastano gli ettari che andremo a seminare Ho e delle capito. varie culture, quindi è tutto un Sì, al attimo limite gli si dà da una rata stabilire. più. Sì. Tanto diciamo i mezzi ce li abbiamo, un po' il personale scarseggia perché chi ancora sa sciare a quanto pare. E ecco, Prima di vediamo. iniziare la stagione hanno preso un po' di ferie. Sì, anche loro, sì. Ah, capito. Ne approfittano un po' perché dopo la stagione è lunga, quindi prima Ah, di autunno non...
sì. Questo è piccolino. Ti do una mano in centro anch'io. C'è questo traliccio della corrente in mezzo, vabbè. Però diciamo con il comune non si può fare niente. In teoria ci dovrebbe pagare un po' di soldi per l'affitto. Come ben sai, i contratti che fa il sindaco non... Sì, fantastici. Sono, sì, sì. Sempre a favore del comune. Ah, sempre, sempre. Beh, si è comprato il Porsche, domani si compra qualcos'altro. Esatto. Secondo me coi soldi... Ha comprato due John Deere nuovi per il comune. È anche. Vero, vero, vero. Ma secondo me li usa per i bisogni che gli serve a lui. Ah, con dici? La scusa del comune. Sì, 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 vabbè, effettivamente. Ah, vieni via questa. Beh, non so, i cavalli ce li ha ancora, perché l'anno scorso mi ricordo che ce l'aveva. Sì, mi sembra di sì, mi sembra che l'aveva tenuto il maneggio. Ah. Può darsi che dopo va alle corse con i cavalli. Può essere. Comincerà a scommettere. Perché gli faccio il giro qua al traliccio. Ok, qui abbiamo finito. Vabbè, c'è quello qua sopra che è bello grande. Sì. Esatto, il campo di fronte è più grande. Bon, 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 perfetto. Che a sua volta è diviso in un pezzettino più piccolo. Ah. Nella parte sinistra. Infatti questo si potrebbe unire benissimo, secondo me. Ok. Allora Luca, sei arrivato con la botte? Sì, sono arrivato, sono qui dietro a te, Cialtali. Ottimo, ottimo, ottimo. Ma allora Christian, hai sentito Spiro? Sì, guarda, mi ha chiamato poco fa e abbiamo parlato, quindi diciamo non è andato a perdere tempo in giro, nel senso che mi ha detto che ha rinnovato il contratto che era scaduto con i... Sai, qua nella valle ci sono tipo sette... diciamo fattorie con vari allevamenti, quindi dalle mucche, maiali e pecore, insomma, quindi perché ogni tanto facevamo qualche lavoro per loro e mi ha detto che ha rinnovato con tutti. Quindi sì, perché so che lavoravate anche nella vallata a fianco, però non... Sì, sì, sì. No, ho capito. Ah, vi hanno scaduti i contratti e siete andati a rinnovarli. Sì. Ho capito. Sì, sì, capito. Sì. Quindi, diciamo, sono stati soddisfatti dei lavori che abbiamo fatto, quindi... Ah, ecco. Quindi ecco anche la scelta dei mezzi un po' più grandi per, diciamo, riuscire a lavorare prima, a fare prima, quindi infatti. Anche questo ha influito un po'. Dopo io gliel'ho ben accennato a Spiro che se vi serve una mano quando sono libero dalle bestie,
Ma infatti anche Spiro l'ha detto, Abbastanza se c'è cioè, fatto un cenno anche di te, nel senso che quando hai il fieno, paglia, insilato, mordicchio. avanzato, cioè che magari lo puoi vendere oppure lo puoi dare, quindi hanno detto di sì che Sì, potrebbe far vediamo, comodo. magari la prima volta che andate a fare qualche lavoro vengo anch'io ad aiutarvi, così magari faccio Sì. conoscenza con gli allevatori dell'altra valle e dopo magari Sì, possiamo metterci d'accordo. Quando gli serve prodotto potrei venderglielo, se comunque vediamo, dai, senza impegno. certo, ma penso che comunque sì, visto. Con gli animali non, cioè, non si sa mai, no? Quindi avere qualcosina in più di scorta penso che fa comodo, poi tu lo Sì, sai meglio di infatti, me. infatti, infatti, infatti. Ottimo, ottimo. Sta lavorando Luca oppure si sta abbronzando No, al sole? no, no, meno. Ah. Sembra che stia lavorando, sembra. Cioè, ha lasciato il trattore acceso e lui si è nascosto oppure? Può essere, può essere. No, lo vedo andare. Ah, meno male. Vedo una cosa bianca lì in fondo che si muove. Ah. A passare Ah, sulla quindi. calce viva si sta sbiancando un po' tutto il trattore. Almeno si disinfetta. Esatto. Sì, oltre a far bene ai campi, ma abbiamo scoperto qual è il suo trucco. Siccome gli piace la tipa lì del centro estetico, allora ecco perché è sempre abbronzato, no? Si fa sempre lì. Ah, vedi? Io È così, Luca? Confermi, confermo, confermo. confermi. Cos'è? Sì. Una bella brunetta, una biondina, una Una rossa? Una bella biondina. bella biondina? Beh, allora. Ma lavora lì da sola o anche No, qualche fa l'operaia. collaboratrice? Ah, perciò ce ne sono altre lì. Sì. Potresti passare il numero di telefono del centro estetico, allora. Ah, volentieri. Magari troviamo qualche un'oretta ogni tanto con Christian per passare a farci due Ah, lampados certo. anche noi. Ah, sicuro. Ma non come Luca, eh. Un po' meno, magari. No, quel giusto per Col preparare la giusto. pelle per il sole estivo, insomma, da essere pronti. Insomma, bravo il nostro Luca. Ottimo, Hai ottimo. capito. Allora. Io mi sembrava un po' strano che uno, vabbè, dico, ci va una volta, due, tre, ma lui ci va tutti i giorni quasi, quindi dico allora c'è qualcosa sotto sotto. Allora. Bon, Ma bon, bon. te, Ciantalina, hai cominciato a passare i liquami? No, io sto passando di Ah, adesso di Calceviva? di Calceviva. No, Ah, invece, mamma. quando abbiamo finito i vostri campi qui, Sì. Houston, abbiamo un problema. Ho finito la Calceviva. Devo tornare giù in farm a caricare. Sì, c'è il silos Ecco. con la calce. No, stavo dicendo che quando abbiamo finito qua con i vostri campi, io ho su dalle mucche un bel Sì. po' Di di liquami liquami. che li avevo Sì. tenuti perché volevo dare una bella concimata anche ai campi d'erba che tengo, volevo dargli una bella concimata per farli rendere di più. Quindi eventualmente se mi serve vi chiamo così mi date una mano con la bottiglia della Bossini, che Sì, almeno in due veniamo su facciamo, con esatto, in due facciamo prima. la botte. Nessun problema. Comunque vediamo un attimo perché curva, curva, curva. Perché devo capire anch'io dove vado a finire questa strada, tanto per dirti. No, adesso ho capito, sono qua sul ponte. E no, perché dopo ti ho detto dovrò arare anch'io, perciò vediamo insomma se mi serve anche Calceviva oltre ai liquami e tutto. Sì, beh, quello ci arrangiamo. E dopo ti ho detto, finito di preparare tutto, ci siederemo a tavolino con Spiro per programmare
il periodo di semina per capire cosa seminate sui vostri, cosa sì. devo chiedervi di seminare sui miei e via dicendo. Infatti. Ma diciamo quella è la parte più facile e meno impegnativa. Ecco. Sì, è da perderci una sera davanti esatto. a una birra o a un bicchiere di vino e via, insomma. Intanto penso che te la rotazione bene o male l'hai fatta delle culture, oppure sai quello che sì, ma dopo avendo giù tanta erba penso che qualsiasi cosa vado a seminare renda bene, insomma, perché diciamo hai più carta bianca tu rispetto a noi. Esatto. Buon dai, allora vado giù a caricare e torno su subito. Va bene, se hai problemi con i silos chiamami che mm-hmm. sì, se non trovi tranquillo.